Uno spazio polifunzionale, aperto al business aziendale, ma anche alla città di Milano. È l'Unicredit Pavilion, una struttura costruita al fianco di Piazza Gae Aulenti, a pochi passi dall'headquarter del gruppo bancario a Milano. Uno spazio fortemente voluto dall'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni. È un luogo che si aprirà al pubblico, quindi sarà aperto attività sia di business, dei nostri clienti per esempio, sarà aperto manifestazioni milanesi, per esempio la moda. Sarà aperto a start-up, quindi sviluppo tecnologico e ovviamente a cultura, da concerti, a mostre, eccetera. Quindi una sorta di ponte tra la banca e il resto di Milano, tra la banca e la comunità. Il Pavilion, che nell'auditorium può ospitare 700 persone, è stato ideato da Michele De Lucchi. L'archistar ha pensato alla forma di un seme per il suo progetto. I semi germogliano e danno la vita, ha spiegato l'architetto, che ha deciso di realizzare un'opera senza fondamenta. C'è questo messaggio un po' sotterraneo, ma pur sempre presente, di incominciare a costruire sopra le cose già costruite, incominciare a usare meglio lo spazio che abbiamo in qualche maniera usato per altre cose. Ed è un messaggio per gli architetti, ma anche per tutta la comunità internazionale. Il materiale dominante è il legno. Trionfano le curve e i giochi di luce attraverso grandi vetrate e maxi schermi che rendono trasparente il pavilion dall'interno all'esterno e viceversa. Per l'anteprima alla stampa, l'artista Dorotessa Elz, in collaborazione con lo chef Carlo Cracco, ha realizzato sculture commestibili che riprendono le curve dell'architettura di De Lucchi. Presente anche Francesca Balzani, alla prima apparizione pubblica da neo vice sindaco di Milano. Un elemento nuovo, identitario, di una Milano che ci ricorda con forza qualcosa di più dirompente il futuro, una capacità nuova di avanguardia. L'apertura al pubblico di questo spazio, dedicato anche ai milanesi, sarà il 28 luglio con il concerto fotografico Sinfonie in Scena con Giancarlo Giannini e l'Orchestra Filarmonica Italiana.